Ora, in questo video vi voglio illustrare l'utilità di installare una licenza aggiuntiva su un Reader Zebra. In questo caso sto utilizzando un FX 9600. Questa licenza aggiuntiva è l'FX Connect. A cosa serve l'FX Connect? Praticamente vi semplifica tutta la programmazione per catturare il dato dal Reader. Anche se sul sito Zebra ci sono molti utility e molti aiuti per la programmazione, ma installando questa diciamo, licenza aggiuntiva che è a pagamento, potete facilitare la parte di sviluppo e integrazione di un sistema RFID con la vostra produzione, un sistema logistico e tutto. Vediamo come funziona. Ora, la prima cosa da fare è aggiornare il reader all'ultima versione di firmware che trovate online. In questo caso l'ultima versione è la 3.1.1.2. Una volta aggiornato il reader, bisogna attivare la licenza collegando tramite il browser, utilizzate Internet Explorer, non Chrome, direttamente al reader e attiviamo la licenza. In questo caso, nella parte qui di sinistra dove c'è comunicazione, comparirà FX Connect. Adesso entro dentro e ci sono tutti i parametri di configurazione dell'FX Connect. Ora, l'FX Connect che permette di lavorare in HTTP port, in keyboard emulation, che è il test che faremo adesso per comodità. Cioè, io leggo il dato, un tag, e anche su Word lo vedo in sostanza. Posso lavorare in TCP e socket o USB flash driver, cioè tutte le letture vengono memorizzate all'interno di una pennetta. Allora, io ho filtrato alcuni dati e ho messo solo che mi dà l'LPC, l'antenna ID e l'EPC, il valore del tag. Salvo questa configurazione e avvio l'FX Connect. Prendo delle etichette. Come vedete, sto iniziando a fare le letture e lui mi dà sia il dato ma anche antenna 1 e antenna 2. Vedete con che semplicità, senza fare nessun tipo di programmazione, solo con una licenza installata, riesco a avere il dato del tag. Se dovete implementare, fare un progetto RFID, potete sempre contattarci ai nostri numeri. Grazie.